Signori, benvenuti in questo video che solitamente non è, diciamo, proprio la linfa vitale del mio canale. La linfa vitale del mio canale sono i video di Minecraft, però vi volevo, diciamo, rendere partecipi di una delle mie passioni più grandi, ovvero la musica. Cioè, mi sposto un attimino verso sinistra, anche se è un po' incasinato, vedete che lì c'è una tastiera. Quindi effettivamente la musica è sempre stata una mia passione. In particolare da quando avevo 13-14 anni ho conosciuto la musica rock, grazie anche se diciamo il passato di Linkin Park si potrebbe definire rock, anche se un genere di rock un po' più tranquillo rispetto al rock che ascolto adesso, sicuramente. Però diciamo che ora ascolto da ormai circa 12 anni un gruppo che è nato 11 anni prima che io iniziassi ad ascoltarlo, quindi diciamo che siamo una sorta di giro di boa, quindi 12 anni che loro, 11 anni che loro esistevano, l'ho iniziato ad ascoltare e 11 anni che io li ascolto, quindi siamo a una sorta di giro di boa. Il gruppo in questione sono gli Avenged Sevenfold, di cui io ho la completa discografia. Ad oggi ho proprio la completa discografia perché su Amazon ho comprato questo. Life is but a dream, l'ultimo album degli Avenged Sevenfold che, raga, io non ho ancora ascoltato. Cioè, diciamo, so quasi a memoria il testo di Nobody, che è il primo diciamo pezzo che hanno rilasciato con il video fatto in stop motion, tipo per fare un pezzo da 2 secondi, se non sbaglio l'avevo letto su da qualche parte, per fare un pezzo di circa 2 secondi del video ci hanno messo tipo 30 minuti, è una cosa esagerata, cioè una cosa veramente esagerata. Qua c'è il libricino dei vari testi delle canzoni. Devo essere sincero, ragazzi, io non so se comunque il CD, cioè hanno deciso di presentarlo così, oppure se magari c'è una versione comunque plastificata, cioè non dico che la plastica sia una cosa migliore, però diciamo hanno buttato il vinile, cioè buttato tra virgolette, lo stavano già vendendo da un bel paio di giorni prima che uscisse l'effettivo, cioè c'era la preordinazione, no? Del vinile prima che uscisse effettivamente l'album, cioè non so, il 2 di giugno mi sembra che sia uscito, non mi ricordo. Io vi parlo che del 6. Ragazzi, questa devo dire che è una piccola, piccola, piccola delusione. Allora, io non so, cioè non sono amante dei particolari, non sono mai amante dei particolari, però presentarmi, cioè io quando ho ordinato il CD su Amazon, giustamente perché essendo in Germania non l'avrei trovato da nessun'altra parte se non su Amazon. E mi è arrivata questo. Mi è arrivato questo. Sì. Bello, bello, perché comunque è bello. Cioè il tatto è proprio molto, molto bello. Non è cartone, cartoncino del cazzo. Cioè si sente che comunque è comunque una custodia fatta bene, però devo dire la verità, ci sono rimasto veramente un pochettino, una parte deluso. Allora, ragazzi, quindi piccola introduzione. Conosco Nobody, Nobody, che è la terza canzone, se non sbaglio, del CD, e We Love You, cioè We Love You in realtà non è che la conosca più di tanto, però la conosco, diciamo, non lo so, l'ho sentita, mezzo sentita si può dire,
perché poi non volevo spoilerarmela del tutto e l'ho interrotta. Quindi ho detto, quando arriverà l'album, è già tanto che ho ascoltato Nobody, quando arriverà l'album sentirò anche We Love You. Allora, raga, questo è il video introduzione che si concluderà con la fine. Adesso vediamo quant'è la durata comunque delle canzoni. Non lo so, non ne ho idea. Però, a seconda dei casi, anzi, potrei iniziare effettivamente tipo a fare una sorta di, non lo so, di apertura, tipo fare così. No. Vorrei tipo mostra altre opzioni. Apricon. Dove cazzo è l'apricon? Scusa, eh. Riproduci con Windows Media Player. Legacy, che cazzo cos'è? Cos'è sta cazzo di Legacy fermo, non riprodurre niente se non ti do il mio consenso. C'era un tempo, c'era, esisteva, ecco, questa cosa qua, ovvero quello che ti faceva capire effettivamente. Ok, c'è la playlist. Playlist, fare clic qui per creare una playlist senza nome. Posso importare? No. Aspettate un attimo, devo un attimino organizzarmi, incolla, vediamo. Ok, vediamo un attimino se lui effettivamente la vede. Ok, perfetto, Windows Media Player la vede. Facciamo così. Però, ho sentito già un arpeggio di chitarra classica, bellissimo. Allora, abbiamo la durata delle canzoni. Io sono già 7 minuti di video. Quindi, raga, interrompiamo prima di iniziare Nobody. Ve lo dico già adesso, vedendo la durata, vi dico, interrompiamo prima di Nobody. Vi farò un video riguardo a quello che penso di Nobody. Non so quanto durerà, dovrò ascoltarla bene di nuovo, dovrò vedere veramente tutte le sensazioni che ho avuto all'inizio di Nobody, quando l'ho ascoltata la prima volta e ovviamente dopo, cioè adesso che sto facendo il video. Comunque facciamo start, io muto il microfono, ragazzi, ogni qualvolta che la canzone parte, quindi ci saranno dei tagli, ovviamente. Però voi sentirete tutta la canzone. Ovviamente i copyright e tutto il resto appartengono agli Avenged Sevenfold e alla casa produttrice che gli ha ovviamente prodotto il CD. Ragazzi, ascoltiamo la prima canzone che si chiama Game Over. Cioè, per un gamer come me, veramente iniziare così. Iniziamo. Allora, prima cosa che mi ha ricordato tanto, 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 tanto in questo intro di Game Over, no? Sono stati il System of a Down, inutile, cioè sono stati veramente i System, perché avevano questo modo di fare le canzoni, no? Per farvi un esempio, vabbè. Ora non mi ricordo la canzone
se non sbaglio era... la devo cercare, raga. È da tanto che non ascolto gli System, però mi ricorda un minimo i System, no? Anche questo partire piano e poi tipo... Bah! Cioè, è stato proprio... Poi ho fatto la faccia che vedeva, vabbè, cioè, un minimo me l'aspettavo, un minimo me l'aspettavo, però vabbè, è stato carino, è stato carino. Forse è anche una mezza citazione ai System of a Down. Però vabbè, continuiamo, vediamo un po'. Sì, ragazzi, mi ricorda troppo il System. Allora, vi svelo un segreto. Oggi l'ho messo il CD, però non l'ho ascoltato con attenzione. Cioè, mentre l'ho avviato, praticamente anche per farlo copiare al computer con Windows Media Player, quindi averlo per fare il video, diciamo, stavo facendo altre cose. Quindi, in realtà, lui stava riproducendo. Accendo un attimo la luce perché la webcam non riesce a mettermi a fuoco. C'ha dei problemi nel mettermi a fuoco, non so perché. Comunque, non l'ho ascoltato attentamente. Quindi, adesso ascoltandolo attentamente, un po' mi ricorda troppo il System of a Down. Cioè, proprio questa canzone mi ricorda. Atua, mi sembra che si chiamasse la canzone. Aspetta, non vorrei fare una figura barbina. Però dovrebbe essere proprio quella. Allora, no, brano System of a Down. Infatti, sì, era molto, 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 molto simile. Quindi, sì. Un po' me lo ricorda, però vabbè dai, proviamo. Cioè, mi fa ridere perché forse è una citazione anche ai System. Perché allora il Matt Shadow ha detto che voleva intraprendere nuove vie comunque di presentare la musica, di fare musica e tutto il resto. Sarebbe stato un CD riguardo al tempo, che avrebbe parlato del tempo e tutte cose del genere. Ci sono alcuni pezzi che comunque sono stati non scritti, però c'è ancora la mano di Del Rev in alcuni pezzi, almeno è quello che ho letto da qualche parte. Non so adesso in quali pezzi o comunque precisamente dove siano queste cose, però vediamo. Adesso vediamo come prosegue Game Over. Ok, allora, c'è una via di mezzo, diciamo. In alcune cose mi ricorda il System, però in questo piccolo frangente si sono ritrovati gli Avenger. C'è proprio la voce di Matt che ha una melodia tutta sua, raga, non l'ho trovata da nessun'altra parte, inutile. Non, po possiamo dire le cazzate, possiamo dire tutto, ma... La melodia che riesce a tirar fuori Matt Shadow con la sua voce non la trovi da nessun'altra parte, nessun altro gruppo. Questo tipo. Allora, non fraintendetemi, non fraintendete, perché siccome capito, ci sono quelli che. Oh, ascolti gli Avengers. No, coglione, non è il fatto che io sono di parte perché ascolto gli Avengers, è perché questo tipo di melodia, cioè il fatto che lui canti in questo modo.
Non lo trovi in Metallica, non lo trovi. Non è che per criticare Metallica, testa di cazzo, non sto criticando Metallica, non sto criticando nessun altro gruppo, perché sono tutti gruppi che ascolto io. Quindi cioè, mi tiro le mani, me le taglierei le mani prima di criticare gruppi del genere. Però questo tipo di melodia l'ha sempre fatto Mechado con gli Avenged Sevenfold. Non l'ho mai trovato in nessun altro gruppo. Non l'ho mai. Non è una cosa cattiva verso gli altri gruppi, è semplicemente una cosa buona verso il mio gruppo. Fine, fine, fine. Spero di aver preso questo punto e di averlo spiegato bene, perché non vorrei tipo sotto che mi commentassero le persone ignoranti e dire: "Ah, oh, ma tu odi Metallica, ma tu odi Green Day, ma tu odi gli AC/DC, ma tu odi Guns N' Roses, ma tu odi questi, odi Black Sabbath, odi gli Scorpions, odi quei". No, coglioni, li ascolto più di voi, li ascolto da una vita questi gruppi, però il problema è che bisogna capire che questo tipo di melodia io l'ho sentito sempre e solo sentito negli Avenged Sevenfold. Quindi, tappatevi il cazzo. Strikes me that I don't belong here anymore. As I observe my own reflection, try a happy face. Staring through the warm tears, a sad frown from the cold years. And you, I never had the will family tree. Allora, prima di iniziare la seconda canzone, no? Che tratteremo in questo video. Raga, nell'ultima fase mi ha fatto dimenticare tutto quello che io ho detto nella prima. Cioè, proprio. Allora, se tu hai voluto fare una mini. Cioè, la canzone dura 3 minuti e 46 secondi. Se tu hai voluto fare una mini citazione, System of a Down. Può darsi, perché alla fine sono gruppi che più o meno, adesso io non so quando i sistema siano nati, lo potrei anche guardare nel telefono, ma non è importante, però sono tutti gruppi che comunque sono nati e hanno fatto musica in quel periodo lì. Quindi è normale che comunque anche gli Avenged Sevenfold ne abbiano subito l'influenza, o comunque, tra virgolette, gli sia piaciuta la loro cazzo di musica, è normale. Fai la stessa musica, ti piace il rock. Ovviamente gli Avenged hanno fatto un rock diverso rispetto ai System, perché i System hanno fatto nel loro periodo iniziale un rock completamente diverso al rock che hanno fatto nel periodo iniziale gli Avenged Sevenfold, perché gli Avenged Sevenfold, cioè Matt Shadow, ha dovuto operarsi 2 o 3 volte alle corde vocali perché urlava troppo nelle canzoni, quindi ha intrapreso una via più melodica nelle sue canzoni. Basti vedere come è cambiato da Waking the Fallen, Sounding of the Seven Trumpet ad Avenged Sevenfold. Basta vedere quello, cioè, e capisci se tu li hai ascoltati bene durante se hai ascoltato bene tutti i loro album, cioè io li ho ascoltati bene tutti, ce li ho tutti. Tutti, The Waking the Fallen, c'ho l'originale, c'ho il Resurrected, ho Sounding of the Seven Trumpet, City of Evil, ho Avenged Sevenfold, ho Nightmare, ho The Stage, ho
questo, cioè Life is but a dream, ma mi sa che me ne sto dimenticando uno, se non sbaglio, perché c'era qualche altro. Ah, Hail to the King, giusto, Hail to the King, mi stavo dimenticando uno degli album che tra l'altro. Sì, alcune canzoni mi sono piaciute. Vabbè, ma raga, prenderemo questo discorso se vogliamo prenderlo più avanti. Adesso un'altra cosa. Quindi, dicevo, è probabile che loro abbiano voluto fare una citazione a questo, in questa canzone, al System of a Down inizialmente, ma poi alla fine hanno ripreso il loro stile. Ragazzi, posso fare mille esempi delle canzoni degli Avenged che sono, cioè, sono delle veramente bellissime. Basti pensare a. Adesso non mi viene il titolo. Cioè, la so, cioè, so la canzone che vorrei dirvi, ma non mi ricordo il titolo adesso. Porca miseria. Vabbè, comunque è di The Waking the Fallen, se non sbaglio, o di Sounding of the Seven Trumpet, Warmness on the Soul, Warmness on the Soul. Cioè, ascoltatevi quella e ditemi come cazzo cantava Matt Shadow all'inizio. Poi ascoltatevi Unholy Confession, ascoltatevi Second Heartbeat, ascoltatevi Blinded in Chains, ascoltatevi Burn It Down, ascoltatevi Afterlife, cioè ve ne posso dire tantissime, ve ne posso dire, io gli Avenged Sevenfold li conosco a memoria, tutte, quasi tutte le canzoni, Until the End, ascoltatevi quella, Dancing Dead, ascoltatevi quelle, cioè io ve le posso dire tantissime. Comunque Game Over, secondo me, ha un bellissimo voto, un bel. Io partirei con un bel 7. Perché? Diciamo che questa cosa di citare. Cioè, secondo me hanno voluto dare cioè, hanno voluto citare il System of a Down. Perché cantare la canzone così, in quel modo, all'inizio, partire all'inizio così e poi fare la canzone in quel modo, secondo me hanno voluto citare il System. Poi, vabbè, hanno continuato con la loro melodia e lì hanno guadagnato tutto il mio rispetto. Ed è stato bellissimo perché comunque c'era anche il piano di mezzo. Quando io ho fatto così nel video, loro stavano suonando il piano, le note più basse del piano. Quella non era chitarra, non era basso, era piano, era piano. Bellissima, bellissima. Adesso abbiamo Mattel che è 5 minuti e 29, quindi è l'ultima canzone del video, di questo video. Nel prossimo video prenderemo in esame We Love You e Cosmic e poi andremo ogni due. Allora, vabbè, non è. Allora, interrompo subito quello che stavo per dire. Mi è piaciuto il fatto che
un minimo me l'aspetta, come mi sono aspettato comunque lo stacco della, come stavano suonando piano in Game Over e poi hanno pa sono partiti in quarta. Bah, allora devo dire, va bene, devo dire che va benissimo. Come canzone, mamma mia, non mi aspettavo niente di del genere. Ci sarebbe da vedere un attimo il testo, perché il testo. Allora, i testi, ragazzi, questa analisi, tra virgolette, prendetela con le pinze, prendetela con le pinze. La pinza! Volevo la pinfa! Una pinfa! Però bene. Però a parte la pinfa, a parte questa cosa. Il testo non lo sto analizzando perché non mi interessa per il momento. Adesso sto analizzando, diciamo, in generale come le canzoni mi possano prendere. Devo dire la verità, per adesso né Game Over né Mattel. Allora, devo dire che io ho una canzone degli Avengers per ogni periodo. Però dipende molto dalla situazione, quindi può darsi che in questo momento sia Game Over che Mattel non fanno parte di un periodo che mi porti a pensare a queste canzoni. Quindi per il momento le sto solo iniziando a così scoperchiare, scavicchi ma non apra. Quindi non saprei cosa aspettarmi. Magari in un periodo in cui mi piaccia, in cui magari mi prenda veramente Game Over, dico: ah, oh, che cazzo mi chiamava, ancora non l'ho ascoltata questa canzone, cioè, per dire. Quindi vediamo. Innanzitutto gli diamo a Game Over, gli abbiamo detto un 7, quindi diamo 3 stelle su Windows Media Player Legacy. Che cazzo c'era? Vabbè. Unfit to hear. Day after day, it all plays over. Dedicated loop, same year after year. Please attend all my Aspetta un attimo, allora non voglio. Allora, ho detto che non voglio analizzare il testo, però c'è una frase che dice questa canzone, no? Ma ho sentito, ho odorato le daisies, è un fiore, però non so quale fiore, spero sia le margherite di plastica. E sembra che ci siamo trovati all'inferno. Allora, perché mi sono fermato? Mi sono fermato solo per un motivo, perché Nobody nel video, alla fine del video, cioè, allora, fa vedere tutto un video particolare, lui che affronta questo e quest'altro, poi arriva in un posto dove viene trasportato tramite un carro che sembra portato dalla morte, bla bla bla. Nel paradiso, quello che è, lui trova questi fiorellini fatti di plastica perché effettivamente lui li gira e trova il codice a barre. Quindi sembra proprio la citazione alle stesse canzoni che hanno fatto loro dello stesso album. Vabbè, mi piace, questa cosa mi piace, questa cosa effettivamente mi piace.
tutto altro, altro. Da 4.46 a 5.20. Raga, allora, secondo me devo un attimo vedere il testo di Game Over, perché ho ascoltato solo la melodia, effettivamente, ho ascoltato solo il modo in cui stavano cantando, mi sono fermato al testo di Mattel solo perché ha detto quella frase lì che mi ha un attimino fatto ping, una cosa così, e niente. Per me Mattel ha un 7.5, possiamo dire un 7.5, il mezzo ce l'ha per questa citazione che non so se è voluta alla canzone che verrà dopo, cioè Nobody. Spero che il video vi possa interessare, ragazzi. Uscirà in 5 parti, credo, perché comunque Nobody e We Love You, no, in 4. Farò una sorta di ciò che penso di Nobody and We Love You come introduzione per il prossimo video, quindi saranno 4 parti, perché comunque Nobody la conosco, cioè l'ho già sentita, quindi non è una sorta di reaction, mentre Game Over e Mattel più o meno è una reaction. Ragazzi, spero che il video vi possa interessare, noi ci vediamo alla prossima puntata di questa miniserie che durerà 4 episodi su Life is But a Dream. Alla prossima!